Buone notizie da Milanello, allenamento sotto la pioggia. Mi dicevano che sembrava novembre, ma siamo a maggio, il mese delle rose, il mese dei risultati importanti. E dobbiamo partire subito, arbitro doveri, domenica sera ore 20:45 a Verona. Dicevo, si sono allenati tutti in gruppo, salvo ovviamente Kier. Ha recuperato anche Daniel Maldini dall'affaticamento, ieri Florenzi aveva recuperato dall'infortunio al menisco, poi dopo l'operazione. Ieri c'era stato un certo allarme, non da parte mia, a dire il vero, per Tomori, perché ieri non si era allenato in gruppo, ma con allenamento personalizzato. Mi preoccupo se un giocatore non esca e rimanga in palestra, allora lì c'è qualche problema. Ma l'allenamento personalizzato fa parte delle strategie per tenere gli giocatori sempre al massimo livello quando magari devono recuperare o devono intensificare la preparazione. Quindi nessun problema nemmeno per lui. Lascio un dubbio, ecco la novità, un dubbio, perché in porta c'è Maignan, con Calabria a destra e a sinistra Theo Hernandez, centrali saranno Kalulu e Tomori. Centrali a centrocampo Bennacer e Tonali, vi confermo che dovrebbe esserci Kessié, diciamo come numero 10 per farvi capire, a sinistra Leao, davanti Giroud. Pensavo abbastanza scontata la presenza di Messias, reduce da un'eccellente prestazione contro la Lazio, un po' meno nella partita contro la Fiorentina, ma sembra che in questo momento stia alzandosi la candidatura di Selemekers, forse anche perché magari giocatore più adatto a mettere i palloni in mezzo per Giroud rispetto a Messias, che ha uno spunto di classe magari in più, ma non tende sempre ad accentrarsi per battere di sinistro. Quindi queste sono le novità per quello che riguarda il match contro il Verona. Oggi alle 15 riapre la vendita dei biglietti del match Milan-Atalanta. Poi ci sarà grande attesa per l'inizio della vendita del match tra il Sassuolo e il Milan. Ma siamo concentrati sulla partita di Verona. I soliti 16.000, il solito grande esodo, ormai i tifosi del Milan si muovono a 16.000 per volta. Tutto questo è meraviglioso. Questa sera ovviamente saremo lì per capire quale sarà il risultato di Inter-Empoli. Inter-Empoli che ovviamente riflette la classifica. Io sarò in un Milan Club di Padova, mi raggiungerò con Peppe Di Stefano, ci sarà la Coppa dei campioni o la Champions League, e quindi sarò lì in mezzo all'entusiasmo dei tifosi padovani della zona di Padova, e dunque questa vi do anche questa notizia. Ma il titolo del video è: non mi dispiacerebbe rimanesse Elliot. Allora, io già tendenzialmente sono di mentalità conservatrice. Io le grandi avventure, le grandi novità sono sempre un filino cauto ad affrontarle, soprattutto quando sono così sconvolgenti come un cambio di proprietà nel Milan di oggi, che sta crescendo di mese in mese, di stagione in stagione. Perché mi espongo e dico, da mentalità conservatrice, io non mi dispiacerebbe rimanesse il fondo Elliot? Perché? Allora, per quello che riguarda, mi sono informato stamattina per capire meglio quale sia la situazione Investcorp e Redbird, confermatissimo che ci siano entrambi interessati al Milan. Quindi questo, ce ne sono due. Investcorp, che pensavamo fosse nettamente avanti, pensavamo fosse il candidato quasi automatico, invece mi dicono calma, 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 perché in questo momento personalmente mi lascia qualche dubbio, semplicemente perché ho tentato, per meglio dire, di informarmi.
Allora, che cosa trapela nell'ambiente finanziario? Che si pensava che, partiamo dalle basi, Investcorp mettesse 800 e 400 come debito, prestiti dalle banche, e vi avevo fatto lo schemino per dire che non era debolezza ma ottimizzazione. Questi 400 non dovevano e non devono gravare sul Milan, ovviamente, non devono gravare sul Milan. Su questo punto Elliot è sempre stato chiaro. Adesso però qual è la situazione? La situazione è che questi 800 più 400, perché in questo momento il problema era sono fondi differenti come impostazione, il fondo Elliott e il fondo Investcorp, stanno raccogliendo il denaro. Se non ci sono ancora state le firme, probabilmente tutto il denaro non è ancora stato raccolto, ma già il fatto di andare a raccogliere il denaro è chiaro che comporta magari una certa rallentamento delle operazioni. Ma oggi mi è stato detto: attenzione, invece di 800 più 400, può darsi che siano 400 che stanno raccogliendo, 400 prestiti dalle banche e 400 che si chiamano prefer, non so se equity o money, che sono un altro, diciamo, un altro modo di raccogliere il denaro, non chiedetemi troppo. E quindi già non ci sono 800 più 400, ma potrebbero essere 400 più 400 più 400. Già queste cose in finanza saranno magari normali e saranno, diciamo, non creano allarme. Io che non vivo nel mondo della finanza, però vivo il mondo di tutti i giorni, se io devo vendere qualcosa e alla fine aspetto 1.200, però intanto aspetto perché non hanno ancora raccolto, poi 400, poi alla fine a me interessa che arrivino i 1.200, ma io che sono tifoso del Milan incomincio un pochettino a preoccuparmi. Pensavo che arrivasse, mi avevano sempre detto di no, però pensavo che arrivasse il magnate. E veniamo a Redbird. Allora, vi confermo che anche Redbird ormai è entrato in lizza per acquistare il Milan. Avevano già acquistato il Toulouse, vi ho spiegato le tematiche dell'acquisto del Toulouse, e hanno una parte, il 10%, nella proprietà del Liverpool. Ecco, Redbird innanzitutto, mentre là si parla di una gestione di 40 miliardi di dollari, parliamo di Investcorp, qui invece si parla di un asset di 4,5 nelle investito nello sport, sono specialisti nell'acquisizione di club, hanno il 10% della proprietà del Liverpool, quindi questo è già importante per quello che riguarda Redbird. Ma per quello che riguarda Redbird, anche lì non so. Poi per quello che riguarda lo stadio, mentre Investcorp aveva ovviamente degli know-how per le infrastrutture, per gli investimenti nel settore immobiliare, questi no, e non vorrei che poi si finisse come è stata la Roma di Pallotta, che il discorso dello stadio, che Elliot mi ha sempre insegnato essere fondamentale per colmare i gap contro le grandi squadre, poi abbiano dei problemi. Quindi, visto che là ci sono delle naturali incognite, qua ci sono delle naturali incognite di altra parte, io, sapete cosa io farei? Io me ne starei col mio caro, serio, mi hanno parlato che ovviamente lo sanno in mondo finanziario, ma parlare di Paul e Gordon Singer, si parla dell'elite della finanza mondiale come serietà e come, diciamo, serietà e soprattutto rigorosità, e mi piacciono questi sostantivi. Allora, io so che con il fondo Elliott domani non vado a comprare Mbappé, però cresco, sono coinvolti nella questione dello stadio, e quindi io tutto sommato in questa fase storica del Milan
piuttosto dopo lo shock che abbiamo avuto per l'arrivo di Yongon Lee, dopo la fortuna di avere trovato un gruppo che ha migliorato il Milan, un gruppo serio che si muove con una bella coesione tra proprietà e management, perché poi voglio capire il management che cosa pensa di Investcorp e che cosa pensa degli americani, cioè quelli che sono sul mercato, parlo del quarto piano. Quindi in questo momento ecco che mi sono concentrato sul campionato, ma piuttosto di avere non, diciamo, in questo momento un orizzonte chiaro per quello che riguarda la proprietà futura, con delle incognite naturali quando arriva una proprietà, io mi auguro proprio di continuare, non mi dispiacerebbe, non è che mi auguro, se rimanesse il fondo Elliott, conosco Pregi, conosco la loro strategia, che non è una strategia di investimenti faraonici, ma di investimenti mirati e sostenibili. Con questi io sto lottando per il campionato, con questi, se riuscissi a vincerlo, posso giocare e posso essere nella fascia della prossima Champions League. Chiaro che io vorrei vincere la Champions League domani, ma per quale motivo io non devo pensare che di poter essere il prossimo anno il Villarreal? Perché secondo voi, se io dovessi giocare col Villarreal, penso di perdere. È una squadra ostica, è una squadra organizzata, è una bella squadra, ma non appartiene certamente all'elite del Barcellona, del Real Madrid, del Chelsea, che è fortissimo, del City, del Liverpool, e quindi me la posso giocare anch'io, perché con Pioli, con l'organizzazione di gioco, con il leader della squadra che è il gioco, se il gioco poi addirittura migliora grazie agli inserimenti di nuovi giocatori di classe, io ragazzi, se ho già Botman, Sanchez, Origi e poi mi trovo uno sulla fascia destra, non sono messo male il prossimo anno. In Italia arrivo sicuro fra i primi quattro, e poi in Europa me la gioco. Allora, piuttosto di avere altri terremoti, altri scossoni, altri diciamo orizzonti non chiarissimi, sapete che cosa vi dico io? A me non dispiacerebbe continuare con il fondo Elliott. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, forza lotta vincerai, perché oggi è venerdì, bisogna cominciare a dirlo, e attenzione, attivate la campanella, forza ragazzi!